Milly Carlucci, la lieta notizia sulla figlia dopo le nozze. Camilla Patrizia Carlucci, classe 1954, è una conduttrice televisiva, autrice televisiva ed ex attrice italiana. La sua notorietà è esplosa negli anni 90 grazie alla conduzione di celebri programmi di Rai 1 come Scommettiamo che, Festival di Sanremo, Luna Park, Fantastico, Pavarotti Friends e Ballando con le Stelle. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata dal 1985 e ha due figli. La sua principessa in questi giorni è convolata a nozze e ora avrebbe espresso anche un bellissimo desiderio. Milly Carlucci, la lieta notizia sulla figlia dopo le nozze. La nota conduttrice TV Milly Carlucci è sposata dal 1985 con Angelo Donati, dal quale ha avuto due figli, Angelica e Patrick Donati. Angelica Donati, 37 anni e il compagno Fabio Borghese, 58 anni, sono convolati a nozze domenica 30 giugno 2024. Un giorno speciale e ricco di emozioni per la figlia di Milly Carlucci. Il matrimonio di Angelica Donati ed il principe Fabio Borghese è stato celebrato nella chiesa di San Michele Arcangelo a Monsummano Terme, mentre il ricevimento si è svolto nella Villa Medicea adiacente alla chiesa di proprietà dello sposo. Alla festa, tra gli oltre 200 invitati, c'erano molti volti noti, del mondo della televisione, ma anche della politica e dell'imprenditoria. Ora superata l'emozione per le nozze, Angelica avrebbe espresso un desiderio molto particolare. Il desiderio di Angelica, come capita per ogni matrimonio VIP, anche quello della figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati, è stato invaso dalle critiche. A far parlare soprattutto la differenza di età tra i due sposi. Critiche che la ragazza ha rispedito al mittente rivelando di averci riso su e concentrandosi sul suo sogno di diventare madre. La giovane, infatti, vorrebbe presto avere un figlio con il neomarito, il quale ha tre figli dal precedente matrimonio. Per ora, i novelli sposi stanno organizzando il viaggio di nozze che molto probabilmente faranno a settembre. In attesa di diventare nonna, Milly Carlucci, invece, come sempre è tornata al lavoro per programmare e pianificare la sua prossima stagione televisiva su Rai 1.